Ragazzi, buonasera, siamo collegati. Come vi ho detto prima, sto facendo una serie di dirette per introdurvi all'interno del canale YouTube, per introdurvi all'interno della pagina Facebook e per farvi comprendere da quali video iniziare e soprattutto poi come utilizzare al meglio gli strumenti che stanno su YouTube, sulla pagina Facebook e anche all'interno del gruppo di Libera le tue parole. Allora, innanzitutto, come potete vedere, il canale YouTube è strutturato in maniera tale che ci sono tanti video, insomma. Oggi, soprattutto in questo video iniziale, vi parlo di questa cosa, di come utilizzare le varie playlist. In pratica ci sono le playlist dove potete vedere che ci sono le dirette, poi ci sta un'altra playlist dove ci sono i vari podcast. I podcast sono degli strumenti che voi potete utilizzare. Ragazzi, io ho staccato il telefonino, ma suona ancora. Ci sono i podcast che voi potete utilizzare, per esempio, solamente quando non potete vedere il video, ma potete solamente sentire, per esempio, quindi quando fate una passeggiata, quando siete in macchina, quando, per esempio, non avete la possibilità di guardare lo schermo, ma volete comunque sentire un qualche cosa che riguarda sempre la balbuzie. E poi c'è un altro video, cioè scusate, un'altra playlist che riguarda le varie cose che si possono fare come esercitazioni. Per esempio c'è quello là della telefonata. E poi ci sta un'altra playlist ancora dove metteremo tutta quanta questa serie di video introduttivi. Ok, ragazzi, per prima cosa, da cosa iniziare? Ci sta una vecchia diretta che in pratica potete vedere solamente all'interno della pagina Facebook di Libera le tue parole, dove parlo di che cos'è la balbuzie. Dato che moltissimi di voi mi avete chiesto, Ottavio, io ancora non ho capito bene cos'è la balbuzie, vi faccio una piccola introduzione, ma all'interno poi dei commenti di questo video vi metto anche il link del blog dove parlo nel dettaglio di che cos'è la balbuzie e vi linko anche poi il video della diretta Facebook. Ragazzi, però non scrivetemi mentre sto facendo la diretta, altrimenti non riesco poi a dirvi tutto quanto quello che voglio durante la diretta, ok? E quindi vi stavo dicendo, che cos'è la balbuzia? Vi metto il link del blog e anche il link del video, però fatto sulla pagina che non trovate su YouTube, ok? Per cominciare a comprendere cosa è la balbuzia, bisogna sempre partire da quella che è la definizione più importante di tutte, data dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, che dice, che cosa dice? Che la balbuzie è in pratica un disordine attraverso il quale la persona sa benissimo quello che vuole dire, ma a causa di involontari arresti, ripetizioni oppure prolungamenti dei suoni non riuscirà a dire correttamente tutto quanto quello che vuole dire, ok? Questa definizione, come leggerete all'interno dell'articolo, è messa in discussione non perché si vuole discutere così tanto per sfizio, ma perché quello che fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità è confondere quella che è la causa della balbuzie con quelle che sono le conseguenze della balbuzie stessa. Dice che la balbuzie è causata da questa serie di involontari arresti, blocchi, ripetizioni, eccetera. In realtà chi soffre di balbuzie sa benissimo che il blocco, l'arresto, la ripetizione è tutto quanto quello che si può vedere alla fine di un processo, tutto quanto mentale che avviene qua dentro. In pratica io sì mi blocco, ma mi blocco solamente alla fine di un processo mentale all'interno del quale io so benissimo quello che voglio dire, so benissimo che avvertirò una problematica, vedete quella frase, e so altrettanto bene quindi che dovrò cercare per forza una soluzione per ovviare alla problematica balbuzie. Ed è per questo che poi vado a ripetere, oppure vado ad allungare, oppure faccio finta di essere smemorato perché non ricordo quel termine, oppure cambio la parola all'ultimo secondo. Perché tutte quante queste cose che vi ho appena elencato non sono altro che il modo in cui io cerco di affrontare la balbuzie, di affrontare il blocco stesso che la balbuzie innesca, perché il blocco è una cosa, la balbuzie è un'altra cosa, sono due piani diversi. Il blocco rappresenta la conseguenza della balbuzie e quindi, una volta che abbiamo detto balbuzie e conseguenza della balbuzie, ma allora che cos'è questa balbuzie? Dato che non è
causata dal blocco, allora che cos'è? La balbuzie è quel pensiero che noi facciamo ogni volta che sappiamo benissimo quello che vogliamo dire, ma nel momento stesso in cui sappiamo benissimo quello che vogliamo dire, lo abbiamo ben chiaro in mente, abbiamo la consapevolezza, anche che può essere una certezza o una probabilità, che nel dire quella frase ci sarà una problematica. All'inizio della frase, a metà frase, a fine frase, per esempio non riusciremo a fare quella chiamata, sappiamo che se andiamo al bar a chiedere il caffè sarà problematico, se andiamo dal giornalaio a chiedere quella rivista dobbiamo pensarci prima e dobbiamo ripeterci in testa più volte: dici quel giornale, dici quel giornale, dici quel giornale, eccetera eccetera eccetera. Insomma, tutta quanta quella cosa mentale, tutto quanto quel film che noi ci facciamo, tutte quante le problematiche che noi avvertiamo nella nostra mente, nel pensiero, ok, sono la balbuzie. Tutti quanti questi pensieri disfunzionali che fanno sì, che mi fanno avvertire che la mia comunicazione sarà una comunicazione problematica. Ok? Quindi la balbuzie è il pensiero che io mi bloccherò. Il blocco è la conseguenza di questo pensiero, ok? E tutto quanto quello che noi facciamo, per esempio la ripetizione dei suoni, l'allungamento dei suoni, il fingerci smemorati, il rispondere al telefono e non dire pronto perché PR è un suono difficilissimo e quindi diciamo è pronto, oppure facciamo chi è, perché poi io per esempio negli scorsi anni quando veramente balbettavo tantissimo, per dire pronto per me era veramente un incubo e infatti mia sorella mi prendeva sempre in giro dicendomi: Ottavio, tu veramente devi dire pronto, ma io non riuscivo a dirle che in realtà pronto per me era un incubo. Addirittura alle volte anche semplicemente sentire il telefono squillare era veramente molto molto complicato, era quasi una sorta di piccolo trauma perché mi veniva il mal di pancia al solo pensiero di dover rispondere al telefono, quindi era veramente un incubo. E ovviamente sono riuscito a risolvere questo incubo tramite gli giusti strumenti, con il giusto metodo, all'interno di una precisa strategia di allenamento, che è poi la strategia che si ha all'interno del percorso di Libera le tue parole, dove in un percorso che ovviamente non dura 7 giorni, non dura 14 giorni, ma neanche un solo mese, dura ovviamente molti mesi, nei quali si viene accompagnati da ovviamente chi c'è passato e chi ha ottenuto risultati nella fluenza, che quindi riesce a parlare fluentemente, perché ovviamente non dovete essere seguiti da persone che balbettano più di voi, ma dovete essere seguiti da persone che possono guidarvi con l'esempio, ok? Questo è lo scopo del percorso di Libera le tue parole: non abbandonarvi a un corso di 7 giorni alla fine dei quali in pratica non c'è nulla, oppure siete seguiti da un gruppo di mutuo aiuto purtroppo costituito da persone che balbettano come voi e quindi non hanno gli strumenti per fare la differenza per voi, quindi non fare questo, ma ovviamente seguirvi passo passo, ovviamente, e programmare insieme gli obiettivi, ma farli in una maniera ovviamente vincente, non farli così, non fare allenamenti distruttivi che però poi non hanno un fine, non hanno uno scopo, ma fare ovviamente allenamenti che servono per raggiungere giorno per giorno dei piccoli obiettivi che poi alla fine si sommano e ovviamente ci fanno ottenere la fluenza. Ok ragazzi, quindi vi ho fatto anche una piccola parentesi di quello che è parte del percorso di Libera le tue parole, perché non è solamente questo, però questa è una delle parti più importanti. Perché vi stavo dicendo questo? Perché stavo parlando della balbuzie. Quindi vi ho detto: cosa è la balbuzie? Qual è la conseguenza della balbuzie? E quali sono i rimedi che ovviamente chi balbetta conosce benissimo, perché solo chi balbetta sa che noi ripetiamo quella parola per cercare di forzare la fuoriuscita di quel suono. Non è che vogliamo fare quella cosa lì perché ci piace bloccarci, ripetere i suoni, ma è l'unico modo che abbiamo per riuscire a dire comunque quello che abbiamo in testa. Allungare, ripetere, spingere per forza il suono,
arrivare, per esempio, alla fine della frase senza neanche aver incominciato in apnea. Quindi, tutte quante queste cose sono dei trucchetti che io anche ho usato per tanti anni perché non avevo altri strumenti per liberare i miei suoni, per farli fuoriuscire. Per questo, ragazzi, è troppo importante avere gli giusti strumenti per riuscire a comunicare, a portare a destinazione il messaggio che noi abbiamo in mente, senza usare gli strumenti che la balbuzia ci offre, ma usando gli strumenti più corretti per la migliore comunicazione, così da evitare tutta quella fatica, tutto quanto quello stress che ovviamente la balbuzia ci fa avere, ci fa percepire, ci fa vivere giorno per giorno, perché pensare da balbuziente e ovviamente quindi parlare da balbuziente, il che significa usare gli strumenti che la balbuzia ci offre, perché ripetere il suono è una balbuzia, cioè è uno strumento che la balbuzia ci offre. Usare questi strumenti è stancante a lungo termine e a lungo termine ovviamente è dannoso perché? Perché giustamente ci fa pensare sempre più da balbuziente, ci fa vivere proprio costantemente da balbuziente, perché lo dico sempre, la balbuzie è un vero e proprio stile di vita. Tu inizialmente non è che proprio ragioni limitandoti sempre, ma a lungo andare entri così tanto in quel sistema che ti meravigli addirittura se ogni tanto parli senza bloccarti. È questo il paradosso della balbuzie, arrivare a un punto tale di paranoia che ci si meraviglia, si pratica, alla fine della frase abbiamo detto una cosa senza bloccarci. È una cosa allucinante, però purtroppo, ragazzi, la balbuzia è anche questo. La balbuzia purtroppo è anche questo. È assolutamente un circolo vizioso fatto di pensieri disfunzionali che ovviamente stancano e che se noi non andiamo a eliminarli, ovviamente condizionano tantissime scelte della nostra vita. Per questo dico sempre, prima si eliminano questi pensieri, prima ci riappropriamo della nostra comunicazione e prima riusciamo veramente a vivere una vita dove siamo completamente liberi di scegliere cosa dire, come dirlo e quando dirlo, perché poi ovviamente la balbuzie condiziona anche il tempismo, nel senso che se io voglio dire una cosa, a volte, a furia di pensarci così tanto, la dico o dopo qualche secondo o dopo qualche minuto addirittura. E se per esempio sto facendo un'interrogazione importante a scuola, un esame all'università, un colloquio di lavoro, oppure sto lavorando già e devo fare una chiamata importante, devo fare una chiamata importante perché devo chiamare il mio capo, devo chiamare qualcun altro e quindi devo fare anche una bella figura, io purtroppo non posso permettermi questi tempi biblici? Assolutamente no, perché ovviamente vanno troppo a condizionare i risultati della mia comunicazione e anche poi i risultati del mio studio, del mio lavoro e di tutto quanto quello che faccio. Quindi è veramente inevitabile che tutti i nostri risultati della nostra vita vengano anche in minima parte comunque influenzati dalla balbuzia, cioè da questo meccanismo di pensiero che ci fa veramente vivere una vita non al 100%, ma purtroppo al 50%, perché che fa la balbuzia? Va proprio a condizionare completamente quello che noi vogliamo fare. Per esempio, io dico, no? Per esempio, qui è collegato Luca. Ti dico: "Senti Luca, vogliamo andarci a prendere un caffè?" Ovviamente, se io sto in quelle giornate dove, per esempio, percepisco che la balbuzia è molto forte, posso persino rinunciare a chiedere a Luca questa cosa qua perché, per esempio, ovviamente, sento che per me sarà difficoltoso chiedergli quella cosa e quindi quel giorno avrò passato una giornata sprecata perché volevo fare quella cosa con un amico mio e non ho potuto farla. Perché? Perché purtroppo la balbuzia condiziona anche le scelte. Ma il fatto del caffè potrebbe essere una sciocchezza in confronto a cose molto molto più forti, molto molto più importanti. Per esempio, se io devo fare una chiamata importante perché sono in pericolo io, è in pericolo un mio caro, oppure anche uno sconosciuto, e devo chiamare un'ambulanza, devo chiamare la polizia perché è successa una cosa importante, e non riesco a parlare, può essere un limite molto molto forte, ma può essere un limite anche pericoloso, perché ovviamente ne va della mia vita, della vita del mio caro o anche di quello sconosciuto che io voglio aiutare. Quindi
Quindi ragazzi, veramente la balbuzie non va presa sotto gamba e non va presa neanche in quel modo, per esempio, dove noi mentiamo costantemente a noi stessi e diciamo: vabbè, ma io tanto non balbetto poi così tanto, perché poi moltissime persone che mi hanno detto non balbetto così tanto mi hanno poi ricontattato dopo un mese e mi hanno detto: oggi non sono riuscito a fare neanche una chiamata, eppure dovevo lavorare un sacco. Ragazzi, la balbuzia è così, è un meccanismo mentale subdolo che in certi giorni puoi percepirlo molto meno, in altri giorni puoi percepirlo in maniera molto più forte, e se non hai gli strumenti per fronteggiare sempre, giustamente in quei giorni in cui la balbuzie è molto più forte, come fai? Ti annulli? Non lavori? Non studi? Non fai niente? Non è possibile vivere così. Per questo è importantissimo quindi avere degli strumenti ed essere seguiti nell'utilizzo di questi strumenti, altrimenti veramente vivremo sempre una vita al 50%. Però ragazzi, purtroppo una vita al 50% è veramente una vita, possiamo dire, quasi sprecata, perché non viviamo mai veramente come noi vogliamo. E secondo voi ne vale la pena? Assolutamente no. Ragazzi, questo è un messaggio importantissimo, quindi stiamo per arrivare alla fine della diretta di questa parte e in pratica vi ho spiegato quindi cos'è la balbuzie, quali sono le sue conseguenze, quali sono gli strumenti che noi cerchiamo di utilizzare per ovviarla. Se noi a quegli strumenti che la balbuzia ci offre mettiamo gli altri strumenti, sostituiamo questi strumenti con gli altri strumenti, gli strumenti della comunicazione, quindi gli strumenti che si usano sulla comunicazione, ovviamente verbale, non verbale e paraverbale, se andiamo a utilizzare questi strumenti qua e li mettiamo all'interno del giusto metodo, con una giusta strategia di allenamento, andiamo completamente a sradicare tramite i nostri risultati anche quella mentalità altamente limitante che è caratterizzata da quei pensieri disfunzionali che purtroppo la balbuzie fa vivere. Ok? Quindi spero che questo primo video introduttivo vi abbia dato comunque un piccolo cenno di quello che è la balbuzie. Mi raccomando, leggetevi gli articoli del blog, guardatevi anche gli altri video dove parlo di che cos'è balbuzie, ovviamente entrate nel gruppo di Libera le tue parole, il gruppo Facebook, metterò il link sempre sotto nella descrizione del video. Si è bloccata parte della diretta, quindi ripeto un attimo questa frase: guardate il video dove parlo della balbuzie, leggetevi, scusate, l'articolo dove parlo della balbuzie, quindi l'articolo del blog, e inoltre entrate anche nel gruppo Facebook, dove in pratica potete confrontarvi sia con le persone che ne fanno parte, sia direttamente con me sull'argomento balbuzie, e ovviamente potete approfondire tutto quanto quello che riguarda il percorso di Libera le tue parole. Ok ragazzi? Quindi ci vediamo nel prossimo video, dove parleremo dell'argomento della diretta di questa settimana. Ciao ragazzi!